Salve a tutti, è Nikki che vi parla e oggi faremo lo swatching di qualche test su un set che mi hanno dato da provare. Questo video non è sponsorizzato, perciò la mia opinione sarà sincera su ciò che veramente penso a riguardo. Infine faremo qualche comparazione con i sennelier professionali e con i Cotman, acquarelli studio competitor della Winsor & Newton. Il set contiene 12 mezzi godè e un piccolo pennello da viaggio. C'è anche un piccolo opuscolo dove presentano tutti i materiali artistici della gamma Sennelier. Il set è abbastanza compatto, ma non quanto quello della Cotman, di cui vediamo ora la comparazione. Tuttavia io amo moltissimo i cofanetti in plastica, mentre proprio non mi piacciono le palette di latte, quindi la confezione la trovo gradevole. Inoltre non sono una pittrice en plein air, quindi non saprei dirvi se questo set è comodo e ben studiato da essere utilizzato all'esterno. Iniziamo ad analizzare i pozzetti. Sono 8, tra cui 5 piccoli e 3 medi. Mi piace come sono studiati e la loro suddivisione. Nella miscelazione dei colori mi sono trovata proprio bene. I godè invece non si possono togliere o sostituire e sembra che le cialde siano state tagliate e posizionate negli scompartimenti senza possibilità di personalizzare il set. E questo per me è un punto a sfavore. Inoltre Sennelier non vende i godè sfusi della linea studio, ma solo i tubi, quindi per il refill si dovrà fare affidamento a questi ultimi. Ma quando un neofita dell'acquerello effettivamente ha necessità di cambiare, sostituire, migliorare uno starter set come questo, per chi vorrebbe comunque toglierne uno, ho brutte notizie. Lo spazio centrale ospita un pennellino davvero molto piccolo e poco fruibile. Sono di quei pennelli che a me dà un po' l'impressione mettano giusto per riempire il set, ma da usare ritengo sia davvero scomodo. Il manico è cortissimo e la dimensione del pennello è piccolissima, ovvero inutile per lo scopo che questo set si prefissa, la pittura da viaggio. Una dimensione del genere va bene per dettagli e rifiniture, non di certo per chi con spensieratezza vuole passare una giornata all'aperto con il suo sketchbook. Dipingere un cielo e medie campiture con questo pennello è impossibile e frustrante. C'è però una buona notizia, lo spazio dove è allocato ospita perfettamente una fila di 6 mezzi godè oppure 3 godè interi, quindi per me addio pennello e benvenuti i colori supplementari. Come già detto, il set comprende 12 colori. La scelta del bianco ha opinioni contrastanti da parte mia in primis. La mia opinione, prima delle miscelazioni, era di un no categorico, infatti non lo faccio usare nemmeno ai miei studenti quando faccio i corsi d'acquerello. Ma col senno di poi sto riconsiderando l'idea. Non disdegno l'uso del bianco nei mix, infatti uso con costanza il lavanda e il giallo di Napoli, ma tale pigmento è già dentro il colore finale, dentro il godè. Nelle mie palette il bianco non c'è mai. È anche vero che non saprei cosa mi fare senza quelle due tinte citate, e alla fine del video vedrete come lascio il bianco, ma non sono altrettanto positiva su altri colori. Ma se una persona non usa né il giallo di Napoli né il lavanda, che sono due tinte famose che contengono il bianco, quello spazio occupato così va un po' di traverso. Detto questo, vediamo di fare qualche test e provarli su carta di cellulosa. Le Petite Aquarelle differisce dalla linea professionale perché la loro composizione non contiene miele, ma gomma arabica. Ci sta, dato che il prezzo deve rimanere contenuto. Un altro punto a sfavore è la mancanza di informazioni sui pigmenti, anche se ad un novizio sono certa che non gliene freghi minimamente, ma io incoraggio gli studenti ad essere più attenti nella scelta dei pigmenti, in primis per la resistenza alla luce. Questa comunque è riportata nella confezione con la scala ASTM, dove 1 sta per massima resistenza e 5 per bassissima. In questo set abbiamo 8 colori ASTM 1. Un ASTM 2 e un ASTM 3, quindi una bassa scarsa resistenza alla luce, e ben due con la desinenza NR, ovvero Not Rated, non testato, e questo è un difetto anche dei sennelier professionali, o un colore che non dà indicazioni. Abbiamo anche informazioni riguardo alla trasparenza o coprenza dei pigmenti. Come vedete, negli swatch sono riuscita a recuperare le informazioni sui pigmenti e vedere la loro scelta mi ha un po' deluso. Innanzitutto hanno usato il bellissimo, ma per niente resistente alla luce, Cremisi d'alizarina, che forse in un set studio per studenti può anche passare, ma solo se viene usato negli schizzi per sketchbook. Ma uno studente immagino voglia anche fare dei lavoretti più prestigiosi, incorniciarli o venderli, regalarli
ad amici e parenti. Bene, ora sapete che con questo set dovete stare attenti. Io uso molto colori fuggitivi, ma ne sono consapevole e rendo noto quando li uso nei dipinti per gli acquirenti. Questa scelta mi ha dato molto più fastidio nel set professionale Winsor Newton, dove hanno messo proprio questo colore. Il set è stato vinto ad un concorso, perché di tasca mia non avrei scelto mai una confezione con un colore con eccellenti alternative resistenti alla luce. Un'altra cosa che mi fa storcere il naso è quel blu di cobalto imitazione, tradotto in soldoni, blu oltremare più bianco. Anche se nel tubo c'è scritto PB28, ma secondo me hanno sbagliato, anche perché nei tubi professionali c'è qualche errorino sui pigmenti. PB28 sta proprio per il blu di cobalto, ma essendo questo un set da studenti, io non penso che abbiano messo un pigmento così costoso, perché comunque i cobalti sono della fascia più alta di prezzo, quindi secondo me è un PB29, il classico blu oltremare. Quindi gli sarà scappato anche questa volta. Io questa scelta proprio non l'ho capita, perché usare un blu smorto mescolato al bianco quando il blu oltremare è economico e bellissimo? Mistero della fede, per me una grossa pecca trovata anche nei nuovi set Cotman, dove il blu ftalo è stato sostituito dal blu ceruleo imitazione, ovvero uno ftalo più bianco, un mix che già potevi fare dato che anche loro purtroppo mettono il bianco tra i 12 godè, ma come fai nei mix senza il blu ftalo? Imperdonabile. Il resto della gamma sarebbe anche criticabile, ma lì si toccano preferenze personali, poiché ad esempio quel verde giallo non mi piace, lo si ottiene facilmente con un mix, e avrei preferito un verde vescica e così via. Un'altra grossa pecca, e la vedremo molto meglio dopo nei mix, è quella terra d'ombra bruciata, debole e veramente tristissima. Vediamoli ora all'opera. Saranno capaci di superare il test di un artista esigente come me? Sono pignola, ma data la mia esperienza con le miscelazioni, voglio valutare approfonditamente tutti i colori che si possono ottenere da questi 12 godè, perché un set poco bilanciato rende un novizio dell'acquerello frustrato se non riesce a ottenere tutti i colori base, e magari non è colpa sua, ma della scelta cromatica. Il mio lavoro è scoprire quanto questo set può spaziare nello spettro cromatico. Inoltre, proviamo il pennellino in dotazione. Cosa che mi è saltata all'occhio è la brillantezza tipica dei Sennelier, mentre i Cotman risultano a mio parere più cupi, quindi anche nella versione studio questa cosa emerge dai Sennelier. Mentre per quanto riguarda la consistenza sono un po' pastosi, si sente la presenza e maggior concentrazione della gomma arabi. In questo preferisco i Cotman, che non hanno quell'effetto dato dal troppo elegante. Io lo noto parecchio perché usando solo professionali di alta fascia si sente subito la differenza. Infatti nei professionali che ho associato questa cosa assolutamente non si sente. I godè comunque si attivano subito e rilasciano il pigmento, ma se non li si rinfresca spesso con lo spruzzino tendono a diventare molto viscosi. Per mostrarvi la comparazione con il giallo limone ho usato quello professionale, che aveva un problema di separazione, quindi dovrei tutto mescolarlo. Questa patina lucida che crea è tipica proprio della concentrazione maggiore dell'elegante rispetto al pigmento, che nel caso del tubo è semplicemente decantato verso il fondo. Per quanto riguarda invece i colori della Sennelier Studio, c'è questo problema con i colori. Uno è il blu di cobalto imitazione e l'altro il grigio di Pain, che è abbastanza lucido soprattutto nella stratificazione. Vi farò vedere più nel preciso. Il grigio di Pain ha avuto diversi problemi poiché non si attivava bene, è un colore molto debole quello della versione studio, e quindi aggiungevo acqua però si impastava particolarmente. Non sono molto contenta del grigio di Pain, che deve essere un colore molto intenso e forte perché è un neutro, invece in questo caso è molto debole. Qui invece mostro come funziona il pennellino. Per le grandi campiture è inutile e frustrante, ma per i dettagli risulta essere molto utile.
Siamo ora alla parte che più mi ha fatto riconsiderare la perplessità iniziale. Un set lo valuti bene quando vai a fare le mescolanze. In questi esercizi ho cercato di riprodurre con esattezza le tinte che più uso nei dipinti e per me fondamentali. E vi dirò, a parte un paio di difficoltà, il resto è stato molto impressionante. Come vedete, con questo set si possono ottenere una vasta gamma di colori. I verdi sono un po' difficili per fare un verde libero o verde linfa brillanti. Per il resto sono riuscita ad avere anche dei neutri molto scuri grazie al blu ftalo. Una caratteristica di questi colori è che hanno una bella texture e sono brillanti. Una pecca invece è che il verde scuro, il grigio di Payne e il blu di cobalto quando nelle concentrazioni maggiori e nelle velature. In definitiva, consiglio questo set? Sni, io lo comprerei o regalerei? No. I gialli, arancioni e rossi sono belli, come il blu ftalo e il giallo ocra. Mi piacciono davvero tanto. Ma 6 colori ok su 6 no sono troppo pochi per suggerire l'acquisto di questo set. Un grande sì è per la palette, poiché la adoro. Mi piace tantissimo lo spazio di miscelazione, l'ergonomia e la forma del set, quindi potrei togliere che non mi piacciono e sostituirle, se ci riesco, con colori diversi, perché secondo me è un set da viaggio eccellente per forma e praticità. I colori sono per me pochi, ma al centro possiamo metterne altri e questo accresce il mio livello di gradimento. Inoltre è fatto di plastica molto robusta, quindi non c'è da temere che si rompa facilmente. Solo la linguetta per chiudere è di plastichina sottile e a forza di usarlo potrebbe logorare troppo. E quindi le conclusioni su questo set. Io voglio provarlo su strada realizzando un dipinto di media difficoltà, dove si vede senza giri di parole l'effettiva performance del prodotto. Per oggi dal mio studio è tutto. Alla prossima. Ciao!